thank you Buon pomeriggio a tutti. e Ben ritrovati. Sì, vabbè, lo so. Stiamo cominciando a sapere come dovremmo cambiare un pochino. Mi, mi, la prossima volta, ricordatemelo, mi nascondo e qualcuno apre come vuole. Cioè, così, Ossia, mi mando il tuo o però con uh, inflazione. No, dovremmo farlo esatto. colà e Dobbiamo fare di oh, Old Gen! Oh. Oh. Eh. In oh. realtà noi, eh, noi siamo cinque, una vocale ciascuno la apriamo a turno. Cioè... <ride> e' Old Gen. <ride> ah, ecco. è questa, così questa, Esatto, questa, questa ci ha fatto sentire particolarmente Old Gen. Esatto, è proprio quel tipo televisivo, proprio... <ride> old Gen con la musichetta dietro, papà, è, pa papà era grafica, bumper 3D brutta a schermo. Una, una tenda che si apre e comincia la puntata. Eh esatto, esatto. Applausi, applausi. finti. <ride> esatto. esatto. <ride> Tra qualche oh, anno no. direttamente opla. Oh, opla. però là. Attenzione. Dicevano che si sentiva finti... basso il mio volume, dovrebbe essere ok adesso. Confermate dalla chat se è ok. E quando però mai? Gli, app gli applausi finti da mettere in apertura per me è una cosa Cantavo. seria da tenere in considerazione. Eh. Michele, ah. per l'amor di Dio, stai lì. Va bene così, non ci perdere che poi iniziamo a tirar fuori robe, la prossima live inizia tutta diversa, con le intro, le <ride> è, è un attimo che chiamiamo le veline e facciamo esatto. presentare l'argomento. <ride> <Esattamente. ride> Però già che durante le scorse settimane la chat ci faceva notare come ogni episodio, ogni due settimane, questo giorno ci fossero notizie strabilianti, categoricamente appena cominciava la nostra diretta. Esatto. Ragazzi, è già successo due volte adesso, cioè prima, durante il nostro countdown, già si discuteva del fatto che è uscito un articolo blog PlayStation che parla del PSVR 2. È stato e... rimandato al 2022 Gran Turismo. Gran nuovo. Turismo 7, cosa che in realtà, essendo Gran Turismo, penso faccia parte dello sviluppo esatto. fondamentale, senso... anche se la data di, di lancio era stata un po' pubblicata di nascosto in qualche trailer. Tuttavia, finché non è GT5 va tutto bene. Se fosse GT5 lo rivedremmo probabilmente poco prima della prossima generazione. Io ricordo l'attesa per GT5. Però vabbè, non è questo no, l'argomento. Sì, vabbè, era <ride> una, una di... parentesi, dai. Di ricordo terribile, esatto. Per un appassionato. Allora, eccoci. Basta, non, non abbiamo più niente di cui parlare. <ride> no, Finito oggi Direct sì. di Nintendo perlomeno, iniziamo da lì, poi vediamo dove arriviamo. Da esatto, diciamo che part... il titolo ha un doppio senso volutamente <ride> celante del significato del prossimo argomento. Mm. È duplice, è duplice. Sì, C'è cioè, il subliminale. Allora, Quindi, che cosa vi ha stupito di questo direct di Nintendo? Oh, questo... ok. Andate, io vi ascolto oppure se comincia la po fine. Sono contento che già ci sia già da subito un, uno Splatoon 3. Perché oh. allora Splatoon è. Per 2022 sta... che da subito. No, lo so. Nel senso. <ride> ok, Splatoon 2 non è uscito Ere Geologiche fa. Eh, nel senso che comunque. Ehm... Guarda, Splatoon è un titolo che mi ha sorpreso. Eh, ma di parlo già dal primo perché già non c'era uno Splatoon. Oh, ma che cos'è? Uh, è uno sparatutto online della Nintendo. Io beh, cioè, ero già proprio partito <ride> non con il pregiudizio, ma qualcosa di peggio. E in realtà, per me si è rivelato all'epoca uno degli sparatutto più online più innovativi che, che siano stati prodotti. Quindi, se continuano a migliorarlo e non. Um, Magari sì aggiungere qualcosina dato che effettivamente diciamo che Splatoon 2 è un copia e incolla dell'1 con qualche piccola cosina in più, però per come hanno mostrato sembra essere ci sia della ciccia nuova, anche perché ho visto c'è il secondo personaggio, c'è il sidekick insieme al protagonista. Io sono molto fiducioso, anche perché il primo e il secondo mi sono piaciuti da morire e attendo tantissimo il terzo. Ma in realtà a me Splatoon non è mai piaciuto. Ma non è quello il problema della, della no. presentazione. Il problema è come l'hanno presentato questo Splatoon 3, che sembrava essere un open world. È vero, all'inizio eh, oppure un altro un personaggio quattro... di Smash perché prima o poi si sembra... va la lettera. Esatto. Via, eh? Sai cosa cioè, mi, sì, ha esatto. ricorda? mi ha ricordato Mario Odyssey nella parte cittadina. Sembrava a un certo punto che lui arrivasse in questa città e tu dici, mica open mi... world, no. No, era no. 4 contro 4 qualsiasi come gli altri due Splatoon. Però tu eri lì a bocca aperta di questo che si fa il viaggio in metropolitana. Tutto tranquillo, tutto cinematico. E ho detto, oh, figo! Niente. Tra l'altro, il realmente. problema è che poi è stato dopo tutta la conferenza, prima. Quindi anche sì. la bomba è stata presentata in un modo molto strano. Che tu dici? È Splatoon. cioè non... è cioè, Splatoon. Non sì, ma su giochi Nintendo, quando fanno i sequel sono importanti evoluzioni. Mentre qui sembra semplicemente un update. Eh no, cioè... ma infatti, guarda, ti ho detto: il, il primo e il secondo differenziano. <coughs> le differenziano praticamente di poco. Penso cambino solo le canzoni. No, a parte tutto. <susurra> ehm... Comunque rimane divertente come, come gioco Se l'abbiano appunto un pochino svecchiato Cambiata qualche dinamica E nerfati i rotoloni quelli enormi Forse eh, può essere una cosa simpatica Anche perché poi il fatto della metropolitana Che ha detto Karim si riconduce anche secondo me al, um, uh, All'espansione Che tra l'altro era molto 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 Bella di Splatoon 2 Che era Octopath Octo quello così, Una cosa del genere Quello con, mm -hmm. con i polpi Che appunto era in metropolitana però, appunto, bisogna vedere. Qualcuno dice. Simile al passaggio di Overwatch a Overwatch 2. Eh, Overwatch 2 poi si vedrà. Però sì, è ora, molto... Overwatch è annunciato solo e unicamente come. Facciamo dimenticare. Facciamo di dimenticare, modo. esatto, perfetto. Cioè, È quello stato Overwatch 2, ovviamente. Poi, poi hanno detto: Ok, abbiamo qualche idea per farlo. Ok, cominciamo sullo sviluppo. Cioè, fondamentalmente, è andata più o meno così. Però a me. A... Stupito, nel senso io in realtà sono uno dei più tiepidi nei confronti del Nintendo Direct in quanto nonostante il mondo si sia acceso odiante di quello che hanno visto insopportabile al fatto che dopo così tanta attesa ci sia stato un Direct così vacuo e così via io rispetto a quello <coughs> che è successo negli ultimi tempi specialmente 2020 eccetera già di per sé non mi aspettavo assolutamente nulla dopo il tweet che diceva parleremo dei prossimi giochi in arrivo nell'inizio 2021 eh, e che, che vabbè poi ti hanno annunciato la bomba per l'anno successivo. Ma se ti mettono quel piatto di, di, con quella decorazione, i prossimi mesi, che cosa ti devi aspettare? Però, in generale, rispetto a quelli che dicono, Switch è morta. Switch è finita. Allora, la console è finita per sempre. Non ha più futuro. Oddio. C'è una sequenza, eh, immagino che giustamente se non fosse mai stato annunciato prima Monster Hunter Rise, e lì lo avessero presentato, l'avrebbero presa diversamente. Però tra No More Heroes, ah, Monster Hunter Rise, il fatto che comunque anche lato gameplay Splatoon arriverà e c'è ancora un po' di sviluppo, potrebbe uscire la mid-gen, io non sono rimasto così scottato forse perché avevo aspettative tiepide fin dall'inizio. L'unica ma... cosa che mi ha un po' danneggiato il cuore è che da una parte sono ovviamente anche per Fatto non l'ho giocato personalmente, sovraccitato per il portare master di Skyward Sword. però hai già pronto Wind Waker su Wii U. Mettili insieme. Mettili insieme in una collection. Non mi fare solo Skyward Sword. Sta per arrivare l'anniversario. Sta per fare. E e metti... cioè, sono, quelli due sono i due cartoon mettili insieme. Non l'hanno fatto. Rosico da morire. Anche perché Wind Waker è il mio preferito a livello di cuore. Ah, anche a me. però. Eh sì. Però in generale l'unica cosa veramente, veramente brutta del, del, del Direct è stato un po' il ritmo, è quello che hanno presentato dietro, cioè la sequenza dei titoli, perché cioè, ci sono stati alcuni videogiochi che uscivano fuori da quello che dovrebbe essere proprio non il Direct Nintendo, ma neanche un mini Direct, ossia giochi completamente slegati dalla qualità dubbia, uh, a livello quasi mobile, come il ragazzo, come il, come il videogioco Teen di Marvel, che ok, carino, è un target infantile, ma non lo presentare per così tanto tempo con così tanta pomposità. Adesso il nuovo gioco, schiocco di dita, Ti... no. Aspetta, no, quello è stato un po' pesante, però per il resto io non sono così imperdonabili, Imperdonabile. Vabbè, no, no. c'è cioè, la cultura dell'hype che porta ad avere sempre enormi aspettative. Perché ho oh, in Nintendo no, che sto facendo. Quindi chissà che cosa cioè... quel... non è solo quello, è che io lo faccio non da mm. hype per Nintendo, perché non ne ho, e solo da, da fruitore della Switch. Cioè, io dico: eh. Ah, ok. C'è cioè, il nuovo telegiornale su cosa succederà quest'anno e l'anno prossimo. Bravissimo. lo guardo e dico: non c'è niente. <ride> è un problema perché a me piace la Switch, mi piace tanto giocarla. Ehm, però in questo direct per me non c'è nulla. Però, appunto, lì mi ricollego al fatto di, di Francesco del fatto che è quello il direct. Noi guardiamo il direct come se fosse le tre: le tre, bravissimo, non, non è, vero. Non è, non è così. Se... Un video news sai quei video news sì, dei però, youtuber <ride> va via. benissimo e funzionerebbe. Il problema è che ci sono i tutorial dentro <ride> Hai le news. Va bene, cioè, no, va bene. Ma dai, ma come si fa? Cioè, tu mi stai a presentare il gioco già il ritmo, come diceva, come dicevate, è veramente mamma mia! e dopo, dopo un po' veramente da, da, svegliatemi, tiratemi due sberle perché stavo prendendo sonno. Però uh, uh, i tutorial ti fanno vedere come si gioca, fermi tutti adesso vi facciamo vedere una dinamica eh, nuovissima che come si gioca, il gioco graficamente è vecchio come la merda, però questa dinamica è fuori da allora si fa così, tu prendi sposti el... sopra poi spari, veramente rallenta tutto e lo, lo fanno per due o tre volte sta roba qua eh? quello che ha scottato tanto i fan è che chi segue specificatamente Nintendo non ha avuto un vero direct da praticamente più di un anno e quindi era lì con il tappo dello spumante pronto ok adesso ci mostreranno finalmente il sequel di Breath of the Wild un po' di gameplay, Metroid Prime 4 ha ricominciato lo sviluppo, a che punto è? Bayonetta 3 demo uscita now no? Cioè si aspettavano tutto questo carico di aspettativa ormai presentata da quei loghi mostrati erroneamente troppo presto da parte di Nintendo e hanno ricevuto pazienza cioè pazienta ancora un po' perché sai il mondo si è fermato, anche noi però abbiamo deciso di fare questo direct adesso e quindi sì, mi rendo conto però vorrei... sapete cosa? per esempio su Zelda, no? Mm -hmm. eh, io capisco che innanzitutto è stato il momento più strano di tutto il direct perché come, come dicevo prima cioè c'è Takashi che a un certo punto di... lui c'ha sempre <ride> questo sorriso, no? È sempre così, questo ghigno malcelato in faccia che sembra un taglio di macete. E fa e adesso devo dire una cosa gravissima <ride> che sicuramente farà incazzare tutti, quindi non la dico io. Adesso arriva il responsabile. Ah, sì. con... ah, sì, sì. arriva a uno, così poi prende da sputi lui. Entra in scena un Onuma che sotto la maglietta c'è un giubbotto antiproiettile evidente perché sta lì come agnello sacrificale. Chissà che cosa ha fa... combinato per farsi mettere in quella situazione. Io lo so che cosa state aspettando e so che sareste disposti a uccidere se non lo aveste, ma... Facciamo che adesso vi do una brutta notizia. Zelda Breath of the Wild 2 lo prendiamo tutti in culo fino almeno a due anni a venire. Questo ha detto Aonuma. E dall'altra parte Takashi rideva sotto i baffi, stavolta davvero, con una risata vera. E quello che mi ha sorpreso è stato che quando tu dici una cosa del genere a un pubblico che aspetta così intensamente, con tanto affetto un prodotto, perché a Zelda molti hanno voluto bene, a Breath of the Wild veramente li abbiamo sì. voluto bene porco Giuda, io capisco che non hai ancora in mano il gioco ma ci vuoi far vedere due secondi qualche bello schizzo della preparazione facci vedere i ragazzi che ci lavorano sopra, così facciamo parte del progetto tu ci hai mollato un contentino giusto per non essere ucciso sulla pubblica piazza però almeno qualcosina di quel gioco, ma me lo vuoi far vedere anche soltanto per aumentare l'hype e per rinforzare la mia attesa Niente eh, sai che lì penso che si tratti anche di come ragiona Nintendo. Nintendo mi sembra una delle aziende orientali più giapponesi. Ponesi, per, esatto, per loro mostrare un dietro le quinte, un, una, uno schizzo di disegno, un wireframe, una tabella di marcia, cose del genere. È qualcosa che non sembra non toglie la magia. Toglie la magia, esattamente. Quindi loro non lo fanno. Se non è veramente pronto qualcosa di gigante, come può essere una, un announcement trailer o appunto un, una data di rilascio, ti dicono con un inchino: Aspetta, stiamo lavorando, non rompere i maroni, guardati il port. Uh, però <ride> da, una parte, da una parte è una gran figata, dall'altra, dopo così tanta attesa e quel tipo di situazioni in cui vive no, la o lo switch, a seconda di no, come si vuole gestire il concetto di console. Uh, Breath of the Wild è uscito quando è uscito nel 2017 sia su Wii U che Switch di colpo, quindi alc per alcuni è un port anche se tecnicamente no, è il port di Schrödinger perché è, sia, è uscito <ride> simultaneamente su, su due console uh, però il vero nuovo Zelda non c'è stato per alcuni da praticamente ma dai tempi di Skyward Sword che è stato quasi uh, gestito come no, quello è minore quello non conta, quindi Twilight Princess e così via, cioè ci sono diverse categorie di pubblico, una più magari menosa di altre, che nessuna ha torto, nessuna ha ragione e quindi si aspettavano ovviamente la tavolata di carne pronta, quando invece ha ottenuto il menu dei prossimi mesi <ride> sapendo che ci si lavora, perché anche l'autore di Bayonetta ha detto, ragazzi non rompete non vi faccio vedere niente ma stiamo lavorando Okay. Okay, che sicuramente <ride> è meglio di quanto ha fatto CD Project Red, per carità, è meglio stare però okay. oppure Elden Ring che quando uscirà a questo punto deve essere pronto. Ma, ragazzi, è fatta, è fatta. <ride> uh, Beh, sarebbe però... bello. Sì, no, ma, oh, oh, a dire il vero From Software l'ha sempre fatto, c'era cioè, ah, sempre c'era il teaser di Trailer e poi il trailer a meno di molto meno di un anno dalla release. Quindi di solito ci si. Però, stavolta, essendo un open world, io credo che un eh... po' di aggiustamenti in corso d'opera. Ma mm, è per questo sì, che. c'è Causa, no, pandemia, tutti. Ah, tra l'altro, è pure una scusa. Perché se è qualcosa, magari ritardo, così. Covid. Beh, ormai. È diventato. No, no, ma, è, ma, diventata... una volta, no, no, ma... Proprio è vero. La, cioè, la cioè, ma è è la scusa totale. Cioè... È... fatto ritardo. È il. COVID. No, eh, pare eh, che. È proprio la cosa Come... no, dico pare che Elden Ring debba uscire per PlayStation 6. Ho sentito questa. No. Se ci pensate, quello è il destino che ha avuto davvero The Last Guardian eh? The Last Guardian oh. ha saltato una generazione, nonostante tutto. E si vede, ah, sì, certo. <ride> cioè, si vede quando lo giochi, si vede che ha saltato una generazione. Era, era troppo avanti per la settima, ma un po' anziano per l'ottava. Sì, 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 ha senso a voglia, a voglia. È un c'era quel pica in cui si scoprì che il trailer eh, di debutto che tutti abbiamo visto all'epoca andava in realtà a più o meno 15 frame al secondo che hanno interpolato e raddoppiato per farlo andare a 30. <ride> 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 Ed è Madonna. per questo che non è uscito perché non girava. <ride> esatto, piccole cose. Comunque questo Mario Golf con la modalità speedrun Day One. Sì. Guarda, quelle, sì, sono, allora, quelle sono le classiche cose che mi attirano, se devo essere sincero. Eh, ma, ma davvero, <ride> ragazzi, nel senso che il punto è che magari c'è sempre il solito discorso estremamente sbagliato del... Eh, ma Nintendo a quei tre brand usa quelli. Sì, usa quelli come base. di È sbagliato, però, eh. Per... I brand sono quelli, ma la costruzione che ci fai sopra sono videogiochi spesso molto eterogenei. Infatti, io che non ho avuto mai approfondimenti estremamente prolisti con quei titoli, ma quando ho giocato per tot ore Mario tennis, eh, Mario Soccer e adesso Mario Golf. Sono fantastici! Cioè, sono veramente di un divertente, di un meccanico che non sogneresti mai di immaginare prima di giocarli. Sono veramente divertenti. Quindi, Mario Golf a me mi ha fomentato tantissimo, anche perché io sono vedovo di. Everybody's Golf. No. non so se voi avete giocato all'epoca. Quello della everybody's PlayStation, Gold, della prima PlayStation, e, ragazzi. Però era praticamente golf arcade molto semplice. Però se ti piace giocare B a golf arcade, perché... a me ha ricordato, eh. sai cosa uh, eh. mi sembrava un mix più moderno all'epoca uh, del golf quello da sala, che non mi ricordo mai come si chiama, uh, in chat sicuramente uscirà il nome, È il golf di Microsoft vecchissimo mi sa che era per windows golf 95 era del windows 95 ah! mi sa ed era un Ma mix perfetto di... più mod... eccolo uh, neotard Neo master. master eccolo quello lì eh, mm -hmm. era un mix mm -hmm. perfetto e infatti pure io pure a me è venuto in mente um... eh, mi sono perso il titolo everybody golf everybody's, everybody's sì. golf era stupendo infatti e uh -huh. per quello che Mario Golf lo prenderei subito, perché gli spin-off di Mario credo siano tra le cose più belle che, che ci sono, oltre alla saga principale, tra virgolette saga principale perché... Anche Vabbè io sì sì, so però a parte i platformer, ecco, e tutti gli altri giochi, io non ho mai provato per esempio Mario Strikers, che è quello di calcio. <ride> sì, di io l'ho esatto. provato, esatto. Però ho comprato Mario Tennis, quello per Switch ed è fighissimo. Quindi Mario Golf io non vedo l'ora. A a poi spero esca le Olimpiadi 2021 Quello con Sonic mm. Quello che fanno sempre di solito no, Me lo sì. gioco anche quello <ride> che, che sono tutti fighissimi Poi sono quasi dei party games Cioè se li, se li fai in sì, giro sì, sì sì, sì no lo sono, sono infatti e Infatti la prossima volta live di Mario World Quello che mi mancava <ride> so, ma Magari Quello che sì, sarebbe perché... No quello che mi mancava a me è stato Silksong Non so se voi lo aspettate Aspetta, in qualche qual modo era? Il sequel Spence di Hollow Knight Ah, okay ma, okay, ok. ma non lo devono ancora presentare chissà da quanto. Il fatto è questo. Uh, Silk Song fu annunciato inizialmente come DLC, Divenne il sequel, poi è scomparso per un paio d'anni, praticamente. Però poi, non molto tempo fa, è uscito un articolo su Edge che diceva: Chop chop, il lavoro continua e non manca molto. Quindi sul non manca molto pensavo che il Direct Nintendo, essendo anche un titolo Switch, non è esclusivo, però sta anche lì. È uno dei pochi tipo di Diablo 2, tra, tra l'altro. Blitzcon, tra l'altro eh, eh. anche, anche... Eh. Esatto. Esatto. tra e le tante è cose quei, è uno di quei martedì ok um, però avrebbero potuto mostrare qualcosa ma evidentemente non essendo un first party non gli è arrivato nulla e quindi non ha chiesto nemmeno quello eh. ma avete, avete notato mm. nel direct questa, um, questa questo ritorno al poligonale <ride> Cioè, la, la grafica non ha fatto proprio proprio da padrone a vabbè, stella, la, Nintendo da, Switch. Scusa, hai sì. visto? Apex, vabbè, ci hanno provato... provato, sì, no, apex vabbè, era io... una roba. Ce sì, l'ho sì, visto, allora. tutto... ragazzi. Io trovo, sì, sta. Io trovo emozionante. Ci hanno messo eh... Crisis pure sulla Switch. Io ve sì, lo ricordo certo. nel caso in cui ve lo foste scordato, Crisis Wolfenstein Doom Eternal. che tra l'altro, Wolfenstein e Doom Eternal girano anche bene. Chiaramente non siamo noi che giochiamo a Wolfenstein e Doom Eternal su Switch, però. Ma Apex... no, no, <ride> cioè, sì, no, ma anche fosse. Uh, il fatto, Apex era. Indecifrabile nel senso, era. era, sì, era... Io non l'ho calcolato oh, proprio. Pizze... Allora, era una, una, pixel una, cosa, una cosa per la chat perché forse mi sono spiegato mm -hmm. male. Allora, io non sto dicendo il graficone alla. È normale che la potenza di calcolo sia quella che sia all'interno del contesto Switch, però Zelda sì, Breath of the Wild sì, è sì, un esatto. gioco molto ben sì, contestuale, sì, molto sì. bello da vedere, non mi venite a dire qui che che sia brutto da vedere, però mm. c'è stata proprio la sagra del pixel, cioè io questo direct proprio lo chiamerei la sagra <ride> del pixel perché era un ritorno a giochini che hanno una grafica molto poligonale, cioè veramente cioè, c'era un gioco molto bello, mm -hmm. eh, cioè, allora, Rede sta dicendo semplicemente: eh, erano, erano molto semplici graficamente. però da un gioco semplice graficamente, tu puoi tirar fuori una cosa molto d'impatto, oppure molto bello, una cosa sai, semplice graficamente. graficamente che sembra semplice e basta. Per dire, mh, Project Triangle Strategy, sì. eh, quel, ok, io È lo bellissimo. trovo adorabile È perché bellissimo a questa non so ci avete fatto caso a questa cosa ma c'è questo effetto di profondità di campo molto molto strano la miniatura Beh, fa. Bra bravo esatto. sembra di guardare il gioco attraverso una lente di ingrandimento sì. io lo sì. adoro eh, fai conto loro sono gli stessi sviluppatori di Octopath, Octopath. traveler mm -hmm. fai sì. conto Octopath traveler la limited edition aveva la oh, scatola che, che si apriva ed era un, un Esatto, era un basso rilievo di una schermata di gioco, quindi era proprio tridimensionale ma bidimensionale, un Bellissimo. po' come le, le, le scenografie di teatro, era fighissimo esatto, proprio per quella cosa. E infatti, ma in realtà Nicola ha detto una cosa che è molto vera in questo Direct in Nuovi Giochi, perché a me anche, nonostante sia incuriositissimo, preoccupa tantissimo No More Heroes 3, perché sono mm -hmm. giochi palesemente fatti per home console, a livello di estetica, tutto molto dettagliato, piccoli dettagli a scherma e così via, velocissimo. Su qualcosa che plausibilmente, esattamente come è stato per il meraviglioso, ma così tanto castrato a livello di risoluzione, Xenoblade, schiacciati appunto da far male agli occhi se lo giochi in, in docket. Quindi, mm. eh, serve tantissimo, perlomeno per chi è adulto, un, un mid-neo Switch. Nel senso, qualcosa che non dico debba permettere nuovi titoli, è giusto che Nintendo. Con la base che adesso ti dica, guarda, mancano ancora 4-5 anni alla fine di Switch, ci sto, lo comprendo, lo accetto anche, ma a livello di risoluzione, anche solo di risoluzione e frame rate, mettici qualcosa di un po' più pompato, vendine un'altra, e io sono molto più contento come consumatore e giocatore. Quindi, se volete provare un'esperienza extrasensoriale con Switch, giocate a Warframe. Eh? Non so se ah, av Warframe avete mai Switch? giocato a Warframe perché c'è su Switch eh? un pochino, sì. certo, prova a giocarlo su Switch con lo schermo grande così a 30 frame <ride> col joype. Prova e Poi, poi vedi che va in estasi mistica come Fantozzi. Inizia a vedere San Pietro sulle traverse, ti giuro. È una roba che tu bah, io neanche, neanche <ride> Mutant Year Zero. Sono riuscito a giocare su Switch cioè a me Mutant Hero Zero che l'ho adorato su, su Xbox è lì porco Giuda ho sperimentato la miopia che non, non sono miope ma sì? lì ho sperimentato la miopia era tutto sfogaticcio porco Giuda ma anche Skyrim eh? Skyrim, finché non devi leggere niente è perfetto, poi appena si apre un menu un dialogo <ride> porca miseria Francesco ha già finito di scaricare Warframe mentre tanto... no, ricordiamo, so che la la, la ricordiamo la sua la linea mafia. Sì, esatto, esatto. No, no, lo sto scaricando appunto, giusto per, per farmi del male ah, gratuitamente. Okay, Francesco, metto. ma tu che poi mi scarichi un gioco pirata? Ma certo. <ride> e poi come te lo scarichi? <ride> Ti do con la, con la tua linea da 4 soldi. Francesco, nei primi, nei primi 2000 sarebbe stato lo spacciatore di giochi pirata. Perché secondo te 2000... non lo ero. Lo ero. <ride> <Sicuro>. <ride> Attenzione, attenzione finanza sotto casa. Avevi i di 4 porno quando ancora non stavo uscendo il 3. Cioè, no? io, io, ero, io ero quello che ti apriva il cappotto a scuola, ti poteva dare tra gli emulatori, i giochi, il luna pop, il Felix 5, di acqua, di acqua e addirittura il porno a 1024x768. Eeeh. da scatto, mi andavo. distinguevi benissimo un capezzolo da una mano bravissimo sì. era difficile fine, però voi. oggi, oggi le linee qua uno si lamenta se c'ha 20 mega eh, quando avevamo il 56k che per collegarsi bisognava staccarci la linea di casa e non cioè, ricevere il ricordate più il 2014 giusto sì, sì. <ride> dai che <Manca> miseria <ride> non far ridere il cazzo non far ridere merde <ride> esatto. mm -hmm. e guarda che passi avanti adesso sei qui Michele sì, certo, e io però... esatto. sì 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 Francesco però sì vaffanculo. ma fa culo <ride> <ride> Hai non fatto sono un stato io... Ma l'ho detto al destino. Dai. Esatto, eh, esatto, ma non l'ho esatto. ricominciato, non è partito da me. Volete <ride> cioè, farvi una risata? Che vorrei, farvi poi... Farvi poi figura. tra l'altro c'è una piccola curiosità, vabbè è un piccolo aneddoto però è carino. Io la saga Total War l'ho scoperta in maniera strana tramite la pirateria, nel senso che mi ero procurato mi il, il CD che doveva essere... Esatto, il CD che doveva ah. essere di Tony Hawk Pro Skater 2 per PC. Praticamente eh, non c'era Tony Hawk, <ride> ma c'era eh, eh, come cacchio, si chiama: Show Total War: il primo e ho detto: Che cacchio, è sta roba. Io Total War l'ho conosciuto così, <ride> <Guarda>. <ride> io così ho conosciuto Natale in casa Curiello. No, co come quasi? <ride> ma non è, ma non aspetta, è, non non è quello che ti immagini eh. nei, nei, nei video cioè nei giochi anche eh beh non dici che grazie, i film i videogiochi e ci trovavo dei porno allucinanti sono a me no, no. non ah, cupiello ok. chat no 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 cupiello, no 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 <ride> <ride> Tornando alla linea, uh -huh. mi è successa questa cosa. Ve la racconto in due minuti. Allora, uh -huh. ho problemi di linea, ovviamente. Eh, durante la settimana andava via, tornava, Insomma, dovevo fare questa live oggi nello studio, chiamo il tecnico, vengono, controllano, fanno, dicono: oh. mi fanno: guarda, ti abbiamo ripristinato la linea. Fatto... Vai a 24 mega in download e a 6 mega in upload. Ho fatto cazzo, però pago per una 100 mega. E ti lamenti? Ci sta quello di Franca a te che va a 7 mega e mezzo e c'ha 100 mega pure lui. Cioè, ha fatto sentire un eletto. Il, il te, <ride> 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 ma, eh, ma che stia scherzando? Ah, sì. Hanno mezzo. tolto 3 o 4 mega a lui per dargli <ride> <a> <ride> una merda. Capito? <ride> Io non lo so. Vabbè. Comunque, tornando a Nintendo, mm, tornando da Nintendo. oltre ai titoli pixellosi a Mario, Mario Golf. Eh, mm. Breath of the Wild 2 che non uscirà. Come ah, il, il, il prequel, diciamo di, di Breath of the Wild. Invece remastered er, sa, Skyward Sword. Sì. Quello che era uscito solo per Wii. Appunto, infatti, è un io... prequel, eh, no, oh, prequel. No. allora lancia i non è Lo fanno passare che... come un prototipo, nel senso che ci sono tante meccaniche ah. che poi sono state sviluppate. Sì, allora l'hanno presentato okay. come prequel di meccaniche di gioco. Però a livello narrativo. A in... no, quanto ho capito, perché non l'ho giocato, ma a quanto so, è il primo The Legend of Zelda cioè è l'origine assoluta dell'universo un, dell narrativo. Quindi è proprio Ello, il Madonna. primo Zelda. Esatto, dovrebbe essere proprio quindi. Sì, è il prequel pa, quindi. Pa, 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 pa. Esatto, l'hanno lo hanno giocato relativamente poche persone di quelle che non sono super appassionate perché io che diedi via la Wii da un certo punto in poi oh, mi ero giocato un sacco di cose a cui tenevo però poi ho visto, vabbè, è finita. L'ho data via, nuovo Zelda. Ecco, eh, eh, <ride> Esatto. Stavo leggendo delle persone mm. che dicono a me Mario ha stufato. Allora, però consideriamo Ci che sta. Mario tecnicamente... Ormai, come hanno come eh. ho detto prima anche Karim e Michele, Cioè Beh. ormai non è altro che una skin che Nintendo applica a dei giochi mm -hmm. che funzionano molto bene. Cioè che ne so, hanno, hanno un gioco di calcio che funziona bene. Bello, raga, che facciamo? Gli mettiamo le skin dei personaggi di Mario. Sì, ma il gioco sì, di sì. calcio è un gioco di calcio. È vero. Sì, è vero. È vero sì, sì è certo. Che certo. cioè, il gioco di golf è un gioco di golf. Mi rendo conto che possa scassare il cazzo dopo 40 anni, giocare sempre con sto baffone, col cappello rosso, a livello visivo e loro visivo può stancare però il fatto è che il gameplay level design meccaniche di gioco quelle sono molto più autonome di quanto non sembri, tanto che spesso e volentieri anche quando si giocava il bellissimo astro per chi beato lui mi dispiace alla ps5 non è periodo però quello è chiaramente super mario mm -hmm. sì, cioè quello è, sì, no, è super mario beh, proprio non faceva quando saltava, ma insomma quello, quello era. Quindi è quella, alla fine sì, è una skin che poi ovviamente cambia anche animazione e tutto il resto, ma è lo scheletro. È Solo che Sony è gioco. scema. E non ha capito che se facesse dei giochi più corposi con Astro, io me li comprerei tutti al Mi... day One cioè, immediatamente. Cioè, potrebbe creare veramente una mascotte importante. No, ma il visto? fatto che te l'abbiano messo gratuito all'interno della console ti fa capire il mercato che abbia quel mm. tipo di giochi, che non eh, siano sì. Mario. Cioè, lo, esatto. lo fanno, e poi sono alcuni appassionati. Come è stato per Yokalai. Tutti quei giochi sì, 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 alla Benjo Kazui. Che è lì è stato Kickstarter, eh, perché altrimenti esattamente. Cioè. Eh. Eh, il mercato di quei giochi lì c'è, ma è, non è da spingere una console o addirittura fartelo comprare al lancio della PlayStation 5. Quindi l'hanno messo gratuito come fu per Sonic con il Sega Mega Dragon, lo mettevano dentro e via. <ride> è, è un peccato perché è fighissimo, però. Eh... O poi non Ma si qua... sa mai, magari si rovescia un po' il mercato. Eh, non lo so, eh. Magari, magari veramente. Io non so se qualcuno di voi ha avuto l'opportunità di provare Mario Kart live, quello che chiedevo in chat, uno dei messaggi evidenziati. Perché, no, però avrei eh, voluto. Eh, ce l'ho, ce l'ho. Eh, io non avrei mai potuto usarlo per lo spazio, però io che da piccolo giocavo con le Hot Wheels, praticamente è un sogno incredibile. Cioè, hai non, la non è solo un di... sogno è sempre eh. la stessa cosa Michele purtroppo quanto ne hai sentito parlare dopo una settimana no è esattamente come Labo e tutto il resto lo compri Esa sei felicissimo ah è vero esiste sì, Labo sì. Ah, Labo, <ride> Labo però è, è intermedio Cioè, molta gente l'ha vista e ha detto non lo voglio vero, sì. Mario Kart Mario l'hanno tutti visto e hanno tutti detto la stessa cosa hanno detto questo è il futuro <ride> poi lo posso gioco ad Apex, perché è, ah, è, esatto. è, è sempre così, cioè, l'hanno tutti giocato, solo che la gente non ha voglia, cioè, se tu fai muovere troppo il culo alle persone le perdi dopo un po', e non eh. devi farlo, perché lì purtroppo devi sederti sul divano, devi costruire la, la, la pista, però poi è veramente il futuro quello, è il che futuro bello. del gaming che però è lì, che prende sì. polvere il futuro, sì, è lì sì. che è bloccato in un angolo, peccato. Comunque, tra le altre cose, ne eh, dicono in chat, giustamente, due cose, eh, tra le altre cose due cose, hanno, hanno fatto vedere qualcosa di Elden Ring, veramente poco, non so se l'avete visto, no. un, un trailer. Un Michele ha avuto un piccolo ictus, l'ho visto. Sono sì, quattro so. frame in croce, cioè veramente, ma non di gameplay, eh, di storia, è un trailer, non so se... Se fa fare la pena di guardarli se, se davvero <ride> è vero. e poi 40 minuti fa hanno annunciato il PlayStation VR per PlayStation 5 ufficialmente però ho letto che ci mettono il cavo vabbè però sì, eh, allora, quello è comprensibile è comprensibile beh so. il fatto è questo i VR senza cavo sono delle console fondamentalmente sono mm -hmm. autonomi con hardware interno se puoi no, fare un se... VR per Dipen dipende, allora, dipende uh, no, no, no non è una system. cazzata. Ti, ah, ti no, spiego. a parte lo streaming, ovviamente. però mi riferisco. Vai a Oculus, no. ma no, no, In allora, tutto. almeno da questo punto di vista, lo sai, lo sapete, sono un cultista del viare. Eh. Eh certo, cioè, no, no, ho studiato molto questa al cosa. Top. Allora, il problema è questo. E la latenza, perché se, due sono le cose che ti fanno venire motion sickness all'interno dei videogiochi, cioè dei, dei VR oramai, rispetto ai primi, perché il fatto è eh, io non lo metto perché mi fa stare male, è una cosa da beta di Oculus, cioè non esiste più. Certo. Mm -hmm. Allora, quel che ti fa venire Motion Sickness adesso è personaggio che si muove e tu rimani fermo. Motivo per il quale molti per sono in terza persona o se sono in prima si, si usa il teleport. E il secondo è il movimento magari dei supporti all'interno della stanza mentre sei lì perché ti dà la sensazione di terremoto. Eh, mm. L'altra cosa, che okay. è anche più importante, è il ritardo. Cioè, se tu ti muovi magari di con la testa così e hai un movimento che ti arriva anche una frazione di secondo dopo. Tu sei completamente sfasato e inizia a stare male perché, appunto, hai sempre il corpo che fa una cosa e la mente che ne vede un'altra perché viene illusa la vista sì. in quel modo. Ehm, il fatto di, po di poter mettere un dispositivo wireless VR, per esempio, esiste il kit di conversione del, del Vive normale per renderlo wireless perché basta staccare i cavi che ci sono qui sopra e l'hai reso wireless, che costa la bellezza di 150 euro. Eh, Però se funziona a me va benissimo. Eh. Cioè, no, se funziona funzionare bene. funziona. C'è sempre un minuto di ritardo, lo avverti, ma riesci un pochino a, ad averci a che fare. Mm. Però, eh, appunto, se vuoi, uno, contenere i costi. Secondo, l'hardware che è la PlayStation 5 riesce a fare un processo che è pesante anche per una scheda video potente e avere mm. una velocità di trasmissione tale da garantirti un'esperienza... Un eh. Concreta a me e buona. Mi piacerebbe che un mobile no. per il PlayStation non avesse un processore esterno, per esempio. Eh sì, però sai cos'è? Non può, cioè, allo stato attuale della tecnologia che ti propone Sony, ma anche un computer medio, non di fascia alta, è difficile sì, riuscire a, a proporti la realtà virtuale wireless. E, cioè, per dire, anch'io cioè, non, non sto passando in, al wireless. Per quell'immediatezza che ti dà il cavo, anche perché molto spesso devi giungere anche a dei compromessi, dato che è quasi uno streaming, devi, devi arrivare anche a dei compromessi a livello di grafica. Cioè, ti presenti i giochi in streaming, magari quando c'è il, il, il momento incasinato con tanto uh, refresh, sì, e sì, che certo. cambiano, e c'è tipo quell'effetto pixelloso. Ecco, sì. potresti averlo anche lì. Quindi col cavo, tutto questo si evita, oltre che rendere la cosa più economica, ma appunto da appassionato della tecnologia per me cablato cioè rimane ancora il top uh, quel che c'è wireless per molte cose è ancora molto così ecco ok Beh, però però in effetti il... una cosa è giocare sul quest ok uh, e... e ce l'ho lì e un'altra cosa è giocare attaccato al capo ho cioè, provato tutto anche se il quest è praticamente il livello switch come, eh, come hardware. Però, cavolo, la libertà che ti dà è entusiasmante, sì, è quello scusate. è vero, ma secondo me se, se devi stare cablato, devi avere una, una postazione fissa. Nel senso, se devi mettere eh, credo, e smontare ogni è, volta è un casino, e lì c'è il problema tanto. di spazio esatto, esatto. quello, quello riduce allora, tanto. Poi per me non è mai Mazziamolo. stato comodo il cavo dietro. Tra l'altro eh. non è mai comodo, devo ballare ogni volta perché mi si incastra in mezzo alle gambe, sì, soprattutto sì. con giochi dove mi giro a 360 gradi. Avere il cavo dietro che si incastra nelle gambe, si incastra nelle casche <ride> ogni volta. Sì, 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 okay. Guarda, io sto facendo un upgrade proprio in questo periodo. Praticamente sto prendendo dei cavi che sono, però, di, te di terze parti, perché, non lo so, ti prendi pure il jack da tre e mezzo per collegare le due lighthouse e una fucilata nella schiena. Stavo praticamente per fare i... sto per fare i cavi che vanno in sopra e c'è la carrucolina retraibile. Praticamente, dove hai il cavo che letteralmente ti sta da Come sopra, fanno tutti esatto? Cioè Come fanno modell... tutti ed è la cosa migliore in quel caso. Perché appunto non hai il cavo mm. in mezzo. È... È... Ed è, una... è un... un collegamento cablato. Ecco: Cavolo. Con questi punti. Abbiamo già parlato ma leggevo la chat. Sì, sì, vabbè, comunque diciamo che per me la, la, la situazione è questa, da, da quest in poi ho cominciato ad averci proprio il prurito per i cavi, perché eh. Quest è un'esperienza che se la fai ti condiziona poi tutto quello che fai dopo, anche se graficamente è ridicolo il quest, ma letteralmente ridicolo, per me dal punto di vista proprio della godibilità dell'esperienza, cioè me lo sono portato in hotel in vacanza il quest. Di che stiamo parlando? No, ma, ma, ma poi <ride> quando, quando ti metti a giocare su un, un piazzale a giochi come Super Hot, eh, sì. cioè, lì è, credo che sia proprio la perfezione per quanto mi riguarda. Non so se ci avete mai provato, provate il Quest in un piazzale libero dove non avete eh, problemi a muovervi ed è della fine del mondo. Proprio, però, dai, già se tolgono, già se adottano il sistema di tracciamento dell'ambiente che ha il Quest. Ci eliminiamo le colonnine, tutte le varie varianti. Eh, però varie devi, cose. devi avere l'ambiente adatto, nel senso che eh, lì poco, poco è una parete bianca per dirti: se sei rivolto verso quella parete, potresti avere dei sync tremendi. O ti vedi andare in orbita all'improvviso. <ride> perché non eh, però trovo più di. Con questo <ride> non mi è mai successa. questa cosa. Beh no, cosa, meglio così. Eh. No, per dire io ti sto parlando di esperienze che ho avuto io, magari con. Con altri visori che hanno riferimenti esterni, mm. o oh, che poi se no, funzionano no, 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 bene, no. tanto ti guadagnato perché se ti togli l'impedimento delle lighthouse è, è una grandissima no, il cosa. Que il Quest è mostruoso. <coughs> L'unica cosa sì. che ha come negativo è che ehm, quando tieni in mano i controller, se i controller sono fuori dalla tua visuale, non li traccia bene. E beh, normale perché comunque c'è bisogno del riferimento dal visore. Beh, nulla che non accadesse anche con la vecchia PlayStation quando sparavi dietro. C'erano dei giochi ingiocabili tipo Super 8 per me su PlayStation. Era ingiocabile, su questo è uno dei giochi più divertenti che ci sono. E dipende <coughs> proprio da quello. però, già se ci tolgono le torrette, cioè ci tolgono le, le videocamere, le cose, magari se ci danno dei, dei cosi che non sono i move che non sono stati pensati originariamente per la sì. realtà virtuale già tante cose migliorano stiamo a vedere che cosa ci, ci propongono ma vedo che la chat sta impazzendo perché abbiamo glissato di Elden Ring ma perché non è vero e non è vero, vero che non è vero. è da mezz'ora che lo sto cercando, esatto. non c'è niente Cos ha ma cosa hanno non trovato non si niente cioè quel, penso che, se, che fosse vecchio a questo punto, se fosse un re-up no, allora Due cose. Uno erano la mano, la, la, la tizia di, gigante di Elden Ring erano uscite delle concept art di un illustratore che lavora per loro e che si presume siano di Elden Ring, cosa molto probabile. Però vederle è semplicemente un volersi rivelare eh, una sorta di stile estetico e spoilerarsi mm -hmm. qualche creatura, cosa che io non ho fatto, ma so che esiste. Secondo, hanno deciso il Peggy, quindi qualcosa si muove, qualcosa potrebbe finalmente arrivare dopo questo silenzio, però non è uscito niente. Ma allora, il Peggy quant quanti? 16. Eh, sì, sì, come, come Bloodborne, quindi non come gli altri. Sì. <ride> cioè, non c'è problema. Okay. <ride> Bloodborne è Peggy 16 quindi non ho problemi proprio io su quello che possono metterci dentro al Den Ring ora che ci penso con certo Peggy me. ci si può collegare anche al, al secondo argomento è vero, sì sì, sì arriviamo infatti al secondo argomento vai ragazzone ok eh, beh, sono entrato anch'io nel club <ride> Dei, della blacklist Sony <ride> no vabbè e... eh, no, eh, frate fratelli No, no, da questo lato, fratelli. No, è... no, no, ma è una cosa vecchia oramai, cioè si tratta del, di roba del 2015-2016, cioè roba vecchia. Appunto, il fatto del Peggy, cioè, oramai inizia a diventare mh, una cosa veramente. Cioè, tu dici, ma serve effettivamente se poi viene applicato eh, applicata una censura su determinati titoli e vengono adottate politiche? Che vanno a stringere magari i titoli che possono essere pubblicati eh, su una console. Cioè, a questo punto, voglio dire, i limiti di età, i controlli e tutto quanto non hanno senso. Dato che, ovviamente, non tutti quelli che stanno vedendo questa live eh, mi seguono, quindi, evidentemente, il mio video non l'hanno visto. Faccio praticamente un riassunto, vai, vai. Eh, allora. Il mio bane è stato dovuto al fatto che, appunto, sempre con PlayStation VR vedi ci colleghiamo sempre eh, a quello. ho fatto le zuzzerie! Oh, bravissimo, cioè il problema è proprio quello. Io, praticamente, chiesi, eh, così come la stampa e tutto il resto, di provare il PlayStation VR. Siccome avevo accumulato moltissima esperienza con i, con i visori, in poche parole, mi è, mi è stato comunicato che sono in blacklist della, della Sony perché io tratto anche giochi zozzi. Il mio stigma è stato custom made per il VR, quindi la mia immagine è in Adatta per essere avvicinata a Sony, questo è il motivo della mia blacklist. Comunque, il problema qual è? Uh, è nato dal fatto che uh, Galgan, di cui ho fatto uscire la review l'altro giorno, uh, doveva uscire inizialmente per Switch, Xbox e basta. Perché PlayStation, che ha letteralmente lanciato il gioco e spinto come altri mm -hmm. brand alla Serrancagura, um, si sia tirata fuori. Dice: cioè, No, non è adatto per la nostra piattaforma. E quindi si è tirato indietro. S Microsoft ha fatto lo stesso. Infatti, Galgan uh, Re praticamente Re Returns, che sarebbe il reboot del primo, è uscito solamente per Steam e per Switch. Che poi è paradossale che esce proprio, cioè, sulla Nintendo, cioè Nintendo invece è stata più libertina da questo punto no, di beh, vista. N Nintendo infatti è l'esempio sì, sì, del pochino... giapponese che se ne frega, di quello che, che è, se ne frega. è politically correct, Nintendo è quello che sono sempre stati i giapponesi con animazione e altre cose, è rimasta è... in quella bolla. E infatti, cioè, è, ed è una cosa che mi è sembrata paradossale, che dal punto di vista mio mi ha fatto guadagnare punti nei confronti di uh, Nintendo. Però a questo punto mi viene da chiedere, se uh, si è più stringenti così in nome di uh, magari uh, una società che impone praticamente determinati uh, modi di, di fare, di comunicare e di presentarsi, come mai bisogna censurare i contenuti se esistono già delle organizzazioni come il PEGI per, per l'Europa, il CERO per il Giappone e uh, l'RSB per gli Stati Uniti uh, che ti dicono questo gioco è adatto per e contiene questo, questo gioco è adatto per e contiene questo? Cioè, a questo no, punto, assolutamente... cioè tu limiti... no, chiudevo giusto con questo. <ride> se... Noi valutiamo, che, che è una cosa praticamente comune, un argomento che oramai è stato sdoganato, il fatto che se i giochi siano opere d'arte, lo, eh, lo sono a tutti gli effetti perché coinvolgono diverse arti tutte insieme sotto forma di un videogioco. Che succede se si applica una censura a un videogioco? È come eh, limitare a livello artistico qualsiasi sia la sua natura? Cioè, a questo punto cioè, Peggy, Cioè, tutti quanti vanno a farsi benedire perché appunto non servono a niente. Eh, ma in realtà la cosa preoccupante è che la cosa si può riflettere davvero come un prisma con la luce che lo attraversa, perché purtroppo basta pensare anche a Final Fantasy VII Remake, il quale ha cambiato delle sue estetiche per non essere dentro un certo cero. Cioè il gioco non è stato censurato post sviluppo, ma è stato nello sviluppo tagliato per impedire che il cero lo mettesse in una categoria più adulta come il sangue di Genova e cose del genere sono state completamente tagliate perché così poteva vendere di più cioè guardi da un lato, guardi dall'altro essendo un'industria che deve fatturare c'è questo incubo poi in realtà io ho un pensiero molto semplice al riguardo sì, è molto poco industriale sicuramente quindi va bene, però come farei io? A me dà fastidio <ride> da morire il concetto di censura e di cambiamento di qualcosa che è su una piattaforma X e sull'altra Y esatto, piuttosto se so Sony Evidentemente non vuole proprio che il suo logo, il suo nome, venga avvicinato a certi tipi di prodotto o videogioco, non permettere che vengano messi su console, cioè non permettere che ci siano e basta, non vai a perdere, cioè, decidi di perdere quella fetta di mercato. Eh, eh, ma... Se, se per te è importante farlo in maniera inorgogliente, inorgogliente. ok non lo vogliamo noi non vogliamo ecci, non vogliamo eroge su console, non metterli edulcorati, perché a me il pensiero di avere diversi mi dà un fastidio bestia piuttosto noi no grazie ma no, non sì però fasci di luce cioè a me car caratterialmente mi dà un fastidio bestia <ride> e sono d'accordissimo sono d'accordissimo <ride> su quello eh, però su quello tu che stai dice. passando in mezzo ad una porta è come, è come eh, dire sì, esatto, cioè, esatto perché, perché vendere mm -hmm. le armi per dire mm -hmm. se poi metti metal detector, allora non vendere le armi? No, tu stai passando eh, da sì. una porta che non c'entra niente con l'esterno. Cioè, il fatto che Sony venda mm -hmm. giochi Peggy 18, ma poi l'azienda non ti faccia lavorare perché tu li ne parli, non è la stessa cioè non è così collegato come pensi. Capito? Ah, no, certo. È, Secondo così, me non è così qualcosa. collegato quindi, eh, purtroppo, dal, da un certo punto di vista, è giusto che loro non vogliano associare la pubblicità perché quello quando tu lavori con la Sony è per pubblicità. Loro non vogliono associare la pubblicità a un ragazzo che fa determinati tipi di contenuti nel canale. È quello che sta succedendo da 4-5 anni su YouTube. Da dalla nascita di YouTube Kids in giù, mm -hmm. cioè il fatto che determinati argomenti non possono essere anticipati da determinate pubblicità di alcune aziende, perché non vogliono che le aziende di pannolini facciano la pubblicità davanti a video che parlano della guerra in Kosovo Questa è la che cosa. poi i pannolini sono per i genitori e non per i bambini e questo è un errore perché i genitori possono <ride> ovviamente. guardare <ride> ovviamente certo e lì è lì la stessa cosa. Con Sony è la stessa cosa. N loro non è che non vogliono vendere il gioco, semplicemente non vogliono che facendo la pubblicità ad una determinata cosa, che ne so, un gioco che sta per uscire, non vogliono una persona che abbia delle immagini sbagliate rispetto sì, a un no, 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 ma quello che è da 9 a 99. È comprensibile. Il problema è perché, cioè con tutto il fatto del filtraggio, la cosa che ti dicono sempre. Le, le inserzioni pubblicitarie in base al tipo di pubblico e così via esistono e tutti quanti noi le, le subiamo queste cose in un modo o nell'altro eh, poi ci debba essere questo tipo di, di roba cioè adesso lo sappiamo lo sappiamo tutti, c'è la classificazione del proprio video, eh, contiene questo, contiene quello, contiene quell'altro. Per esempio, per alcuni video che ho fatto, eh, tra cui quel fu l'ultimo che è stato, che anche non era al limite del safe, fu Serrancagura, mi sa, l'ultimo, e lì praticamente ho riportato temi sessuali senza contenuti espliciti. Lì me l'ha dato e, comunque certo. safe, ma compariva una pubblicità di un certo tipo. Cioè, e lì ci stava, uh, lì ci sta appunto questo sistema e lo, e lo mm -hmm. condivido, ma il problema è... Um, cioè Sony è stata. Um, ha praticamente sdoganato questo genere sia con le visual novel ecci, neanche troppo esplicite. Um, o giochi strani, tipo appunto, come può essere Serran Kagura, un Galgan, roba del genere e poi praticamente riblocchi tutto, che poi sono rimasti fregati, questa è sempre una cosa che avevo detto nel video, i giapponesi, perché adesso il sistema di, di controllo dei giochi della PlayStation non passa più attraverso il Giappone e il CERO, ma li hanno tutti quanti unificati sotto l'SRB negli Stati Uniti, perché il quartier generale mm. di Sony, non tutti sanno, non è più uh, a Tokyo, ma è stato trasferito in California. Quindi ogni gioco magari che... Uh, non so, deve uscire solo in Giappone, cioè come, come ce ne sono tantissimi, magari appunto visual novel stra specifica di qualcosa, uh, devono essere tradotti necessariamente in inglese perché non possono leggerlo, uh, altrimenti negli Stati Uniti, cioè non c'è neanche un cristiano che se li possa prendere, e deve essere controllato negli Stati Uniti per poi essere venduto soltanto in Giappone. Ed è un casino. Cioè tu lì praticamente hai applicato la censura e il bigottismo americano a un mercato mondiale di videogiochi. E allora lì che fai? Se c'è un'opera da proporre... Cassino. Se, se c'è un'opera da proporre, che fai? Cioè, per il tuo paese basta. Cioè, gli fai fare un viaggio dall'altra parte del mondo, lo fai valutare da una cultura completamente differente e la fai tornare indietro. Cioè... È... Accidenti. Non è, sapevo, è, è, è pesante come è, cosa. È, è... Un bel pasticcio, mm -hmm. cioè, complica le cose in maniera incredibile facendo una omogalogazione piuttosto soffocante Cioè, tu immaginati, capito. tu fai una visual novel che è tutto testo. Immagina tutto testo. Tu sei il giapponese che lo sappiamo, i giapponesi, l'inglese lo, lo, sa lo sanno. A cazzo di cane. Cioè, proprio... Ma pure, pure se lo vuoi tradurre <ride> approssimativamente, che serve solo per verifica. Cioè, ti devi tradurre tutto un intero gioco solo per fartelo verificare negli Stati Uniti. Puoi rivenderlo in giapponese nel, in Giappone ed è un casino. Però il, il punto è, ok, io vedo sempre dalla lato aziendale. <ride> C'è questa sta roba. Io devo un attimino. Dalla da difenda sto giro, Sony. Mm -hmm. Perché nel momento in cui tu ti muovi in una direzione in maniera univoca, cioè, poi diventa veramente un casino far passare. Cioè, immaginate tutto quanto il flusso di giochi, tutto quanto sì. distribuito in maniera diversa comunque lo store è quello dovrebbero ricambiare di nuovo le dinamiche di store cioè stai parlando comunque di, di, di un'azienda che fa, non lo so quanto fa, una miliardata cioè una, una, una roba in vereconda. conda eh, quindi loro vanno per la semplificazione a volte la semplificazione purtroppo va a tagliare le gambe a cose importanti che secondo me questa questa situazione non va presa sotto gamba beh, perché è un po' da puritani fare questa roba qua ma i finti puritani cioè. beh però c'è <ride> da dire una cosa cioè abbiamo siamo in una società dove praticamente abbiamo tutti i nostri dati uh, alla merce di, di tutto il mondo cioè, non sei in grado di mettere un... Uh, cioè, quest'account a questo limite d'età. E se ha quel limite d'età, vuoi censurare quei contenuti? Cioè, è una cosa che si può fare tranquillamente, voglio dire. Se poi, ovviamente, ti interessano cose del genere, c'è sempre lo store di Notaku, praticamente. Però, voglio dire, se tu hai deciso di voler pubblicare... Su... E qui si parla appunto di piattaforma, perché comunque Notaku ha a che fare col PC. Noi stiamo parlando di console in questo momento. Se ti interessano determinati giochi e tu hai una PlayStation, non puoi usufruirne per questo motivo. Ma... Non può esistere un filtro, non può esistere um, un qualcosa che ti impedisca di lasciare fuori determinati titoli. Cioè, è un pochino Vi ricordate come Sky, cioè magari, i programmi quelli um, not safe, diciamo, erano dal Novecento in poi nascosti. Cioè, è la stessa identica cosa che potresti fare. E... Beh, lo stava facendo anche Disney sulla sua piattaforma. Adesso è arrivata la versione per adulti di Disney, sì. ed è la cioè, Disney. Lo... Cioè... Ed è la Disney, quindi cioè a me più che altro voglio capire la, la scala di valori perché, ok, un, se il bikini di Senran Kagura non va bene, eh, vuol dire che non va bene neanche il prossimo Dead or Alive, magari. A quel punto, ma guarda, che probabilmente Dead or Alive aveva problemi a meno che appunto non ci stanno i soliti giri. O favoritismi, diciamo così, perché appunto scene di sesso esplicite nude a cassi da fuori li puoi mettere in Cyberpunk, però appunto un bikini <coughs> eh, di, un, di un Serran Kagura non lo puoi far vedere. Cioè... Ma se ci fosse uno store alternativo, cioè nel senso, se, se Sony prevedesse uno store in cui c'è roba a cui puoi accedere soltanto verificando la tua età, non sarebbe meglio perché lì ci, sta, lì lì la, lì ci sarebbe. Ma... No, no, <coughs> no. Esatto, bravissimo. La stessa identica. Esatto, la stessa identica cosa. Ma il problema non, cioè, non è solo delle aziende, è di tutta quanta la roba. Cioè, io ci sto dietro a un'azienda. Il GDPR ha ucciso alcune situazioni. Cioè, eh, a livello di privacy, è un delirio tenere i dati, eh, eh. renderli sicuri. Guardate, ragà, cioè, quando si parla di queste cose, io eh, prendo un attimo anche. Da, da parte le, le aziende perché so che alcune cose purtroppo non dipendono da loro, ma dipendono dalle leggi degli stati. Quindi, se loro trovano la legge che, bene o male, le fa fittare tutte quante, è ovvio che useranno quella perché gli semplifica la vita. Ma lo farei anch'io in tutta tranquillità, se ovviamente quella roba non mi va a incidere sul fatturato perché è tutto lì e gira tutto attorno ai soldi. <ride> Evidentemente, il loro giochino è stato questo. Quella nicchia là non mi incide sul fatturato perché quelle cose là le va a beccare le prende magari su PC e invece, eh, sì, e invece è, è il comunque... problema sai cos'è? È che non è una nicchia. Io sono andato. Mh, sono andato alla, alla pratica alla presentazione alla convention di Notaku due anni fa. E, Nico. Io mod, cioè non, non, le voglio, non, non so ricacciare lo slide perché sono su un hard disk esterno e tutto. Ma sì. ci sono dei numeri intorno al gaming di, per adulti che sono impressionanti ma sia su, come su utenza la, la Play? su in generale su console io, io non su me la telefono la e su pc giocare... ok io però io vedo. non me la vedo una persona che si mette a giocare ad alcuni giochi nel salotto di casa se c'è un genitore in giro ebbene <ride> eh non è detto che deve avere genitori puoi, puoi, puoi stare in camera può essere una persona che si trova in casa tranquillamente oh, ragazzi ma quanta, quanta gente per esempio magari semplicemente una coppia cioè eh, si, si gioca un gioco che, appunto che è per adulti cioè non è una cosa No, ma non paradossale, è paradossale quello. Ecco. Non è il fatto che sarebbe un... un cioè, non incide sul fatturato. Perché è troppo piccola, perché non è piccola la nicchia di videogiocatori di quel genere di giochi. Il, il problema uh -huh. è che inciderebbe trasversalmente avere quel tipo di mercato all'interno del tuo mercato, perché crea un'immagine che alle altre aziende non piace, eh, e agli altri uh -huh. brand non piace. Eh, Quindi ecco. potresti arrivare rischiando. Adesso faccio un esempio stupido, perché Cyberpunk eh. ha proprio un nudo completo. Ma eh, sì. se a un certo punto eh, Sony dicesse: guarda, nello store, apriamo. La parte 18, plus no? Sì. Eh, arriva a CD Projekt dice: Io non voglio che il mio cyberpunk venga messo in, nello store PlayStation, dove avete messo anche questi giochi pornografici nel senso espliciti, eh, non voglio e quindi non lo mette, e quella è una perdita. Quindi i soldi verrebbero persi, secondo me, da quel da, trasversalmente in quel modo lì. E qui si ritorna sempre all'esempio di YouTube. E Nintendo, eh, e Nintendo come capito? fa? Allora, io non sto parlando ovviamente di, di porno esplicito, cioè per dirti, custom made è una cosa, sì, se rankagore è un'altra. Cioè, sì, eh, è vero, è vero, capisci, certo. cioè, sono due generi diversi, perché uno si intende il gioco per adulti, l'altro che ha contenuti allusivi a livello sessuale, o comunque non espliciti. Se sì, uh, Nintendo la risposta potrebbe essere... Ehm particolarmente cioè, nel bene e nel male la risposta del ma nintendo come fa a nintendo importa i first party poi quello che arriva nel torno sì no veramente... quello sì, eh. sì però il problema ragazzi è a monte cioè mm -hmm. il problema è che questa cosa del sesso io non ho mai capito per quale motivo riesce a mandare fuori di testa si rompe il sistema completamente e poi... perché c'è ci cioè, diciamo, una scala di valori per quello che è il discorso violenza, per quello che è il discorso scioccante, per quello che è il discorso anche del politica di Correct. Io lo capisco per carità. Questa scala di valori, per quanto possa risultare non condivisibile alcune volte, però c'è e ha una, sua, diciamo, ha una sua stabilità. La scala di valori su qualsiasi contenuto di natura sessuale è assolutamente sbizzarrita, a eh. volte sembra che i contenuti sessuali siano il male dell'universo altre volte il culo della velina prima della prima serata va benissimo cioè eh. ditemi che differenza c'è tra il culo della velina e il culo dei ragazzi di Senran Kagura in cel shading porco di un sì. cazzo cioè, il fatto è che veramente credo che come giustamente dicevate prima, se il problema è un problema di legislazione a monte rispetto a quello che è tutto Il discorso di produzione dei videogiochi ci vuole una ventatella di progresso. Oh, no, no! <ride> che ripeto, è, arrivata... che è che, una cosa di eh, sì. cioè no, ma ci vuole. Ragazzi, no, cioè, ci vuole ti Ora, un attimo. Su vediamo un secondo, poi poi no. dico ci vuole una, un attimino una ventata di, di svecchiata a questa situazione qui perché è incredibile che nel 2021 abbiamo in mano praticamente qualsiasi cosa. I ragazzini hanno a disposizione il porno sui cellulari e, e vabbè, facciamo vabbè. tutti finta che non sia così. Allora, Mario, io Ma adesso no, dirò una Mario. cosa estremamente brutta da dire, molto preoccupante e pessimista. Can't, can't wait. <ride> devo, devo dirla però perché è un impulso che mi è venuto esattamente quando hai detto la tua ultima frase. Il tuo concetto è che bisogna svecchiare, condivisibile fino in fondo. Il grosso problema è che quello che sta accadendo non è rimanere al vecchio pudore, se ne sta creando di nuovo. Nel senso che adesso questa roba è. Sono bravissimo, sono d'accordo, bravissimo. È... Ed è... Il fatto è questo: quello che sta facendo Sony comunque. Giusto o sbagliato che sia, e appunto sotto molti punti di vista, è chiaramente giusto, specialmente nella macroscopica la visione della cosa, è chiedersi qual è il minimo comune denominatore che non darebbe fastidio a nessuno quel livello lì. Io voglio questo, ok? Cioè, non è dire oh, insulto l'arte, non permetto la libertà di espressione, è un io voglio che il mio store abbia quell'idea di bolla limpida e Allora non importa. Anche se poi in realtà, se vai a vedere i singoli videogiochi, ci sono delle violenze e anche delle espressioni sessuali molto più esplicite eh, o, o sanguigne, talvolta. Vedi anche solo Duke Nukem Forever, per esempio. Cioè, Ma eh, Però lì non vai a vedere lì perché il gioco non è su quello. No? E quindi, eh. però il fatto è che è nuovo: è nuovo, è tutto nuovo. E <coughs> probabilmente è un picco esplosivo che poi si assesterà tra molti anni. Eh, cioè... Però, sai cos'è il fatto? Io mi chiedo. Titoli appunto la Serran o, o anche magari appunto più tranquilli, tipo le visual novel, che magari potevano contenere anche un po' di edge per dirti a partire dalla prima PlayStation, uh, i Toki Meki Memorial, poi ad evolversi ed arrivare a cose un pochino più moderne. Ci sono sempre stati, ma magari molta, molta fetta di pubblico non, non, non sapeva neanche ci fossero, per dire, quindi è mm. ok. Cioè, la PlayStation, tu la abbini a determinati titoli a determinate cose. Ma se rimane un mercato underground dove l'appassionato sa che esiste, però rimane sempre lì in basso. Che problema c'è? Cioè, per me questa è la cosa che manca, ma non è già così, è, è no, già così? Eh, cioè. No. Nel senso è è... Aspetta, che cosa intendi? Non ho capito. Il fatto che ci sia in quella, in quella nicchietta dell'internet quel tipo di produzione videoludica? Sì, no, sì, nel senso di parlo delle console, cioè sto parlando della PlayStation in questo caso. Ah. Eh, ma è allora, Purtroppo tu devi partire dal presupposto mm. che il pensiero di un'azienda come Sony è io devo fare in modo. che capito, questo è sacrosanto. Ma non devo perdere neanche un cliente. Se anche solo un cliente dice: Se metti quel gioco là, io non compro più da, da, da Sony. È finita. E quindi purtroppo è ancora così. Quello che diceva Mario, per quanto giustissimo il fatto che eh, tutti guardano i porno, ma tutti non guardano i porno, uh -huh. nel senso che lo, lo fanno tutti, ma nessuno sembra, sembra che non lo faccia nessuno, è verissimo. <ride> ma è per, per il tipo di, di comunità in cui viviamo è così e purtroppo le aziende devono muoversi in quella direzione okay. quindi anche se il mercato è gigantesco c'è anche un mercato gigantesco per la violenza sugli animali ma non è che si può aprire il, il, il cinema a far vedere i video di gente che prende a calci i cani non possiamo quello è un reato Ovvi ovviamente sto estremizzando certo eh. certo sto estremizzando <ride> Dai, però, però però pugni pinguini. <ride> però l'interno esatto, su... no, però, Karin, come lo perché... vedi il contrario, come lo vedi il contrario, nel senso, ok, io. per, dire, io per, per esempio, cioè non... non ho più motivo di... di prendere una PlayStation. Perché, magari determinati giochi, per esempio, il Taekwondo Tatsujin. Eh, ho un modo di usarlo. Qui, magari eh, su Arcade, o quant'altro. Giochi che mi interessano, magari non so. Voglio provare i nuovi Yakuza. Tanto li stanno facendo uscire pure su PC, che erano appunto titoli che mi interessavano. Mi togli titoli, appunto, aggiuntivi, tipo Sarancago e roba del genere, che era un altro mio interesse. Io non ho più bisogno di PlayStation. Ciao. Oppure un altro può dire, oh, senti, ma queste politiche sono ha rotto il cazzo perché non posso fare quello. Ciao, me ne vado. Cioè, non è che non è eh, l'unico no. motivo per far andare le persone. Cioè, per esempio, io. Quella è una nicchia, però. Quella sì che è una nicchia. La gente che dice non compro più Sony perché, perché un determinato titolo. No, perché c'è. Perché può essere, può essere gente che appunto eh, possono essere tanti o pochi. Ma tu, per esempio, se tu fai uno screenshot di un gioco e lo pubblichi per dirti su Facebook, hai l'impressione, appunto, che ci sono molte più persone che giocano un determinato titolo. E non magari che eh, non so, metti: 5 di noi giocano un, un. cioè quattro di noi giocano un titolo. Che può essere not safe for work. Tu pubblicheresti mai i tuoi risultati e cose del genere sui social e far vedere che stai giocando a una determinata cosa? No, ti assicuro che chi gioca un determinato genere di gioco ed è interessato a una determinata categoria sono numeri altissimi, cioè non si parla di nicchia. Forse fosse stata una nicchia, te l'avrei capito. Cioè, avrei capito: Tipo eh quella del no. Rhythm Game, che io adoro, sono una super nicchia. Ma il porno no. Comunque... però che tipo di riferimento c'hai tu? Cioè io quello che ti voglio invitare a riflettere è che tipo di riferimento c'hai? Nel senso che quello che stava dicendo Karim è giustissimo perché noi l'abbiamo vissuto su YouTube, ok? Mm -hmm. Quando c'è stato PewDiePie che a un certo punto della festa ha cominciato a sbarellare malissimo perché voleva far vedere che su Fiverr si potesse fare di tutto e ha sparato la linea parola fare... non so se conoscete sì. la storia ha fatto sì, fare sì, delle sì. battute particolari, antisemite sì, sì. a, uh, a gente su Fiverr, ok? A un certo punto le aziende grosse hanno detto a YouTube, cioè Google, ha detto «Oh, se ci sta gente così e tu non ci tuteli, noi ci facciamo i cazzi nostri». Poi a rincarare la dose, qualche mese più tardi, è arrivata Logan Paul facendo sì. vedere le gente che penzolava gli alberi e patapam! E là, ancora una volta, le aziende si sono... La gente acutissima comunque, direi. Comunque. Capito? Quindi nel momento in <ride> cui a Google le aziende più grosse, cioè il 30-40% del loro fatturato, hanno cominciato a chiuderlo, Google si è cacato sotto. Si è staccato sì. sotto e, e noi ne abbiamo, eh, ne abbiamo pagato le conseguenze carissime perché io mi ricordo quel periodo. Annunci limitati da eh, penso che ce lo per... ricordiamo un po' tutti. Quel periodo cioè, la parlava dell'accoppiamento delle api, no per amore di Dio, non passiamo quelle limitate. Né? cioè C'è stato un macello <ride> dopo l'altro. La stessa cosa. Potrebbe pensare un'azienda come Sony. Sony non fa solo PlayStation, cioè il mercato di, di, di Sony non è PlayStation. Che, che se ne dica? Sony ha tutto quanto i grandi elettrodomestici, le televisioni, c ha tutto quanto la, la, la roba di consumo che produce molto di più economicamente a Sony. Quindi gli fa comodo che sia associata a ah, Sony, è buona le famiglie, ok? Perché il televisore Sony se lo piantano in casa in casa. No? In in casa. <ride> sì, un bel okay. televisore Sony sul e... quale praticamente ti metti a scopare su cyberpunk. <ride> quello ci puoi fare quello che vuoi. Poi... Eh, ma non conta quella cosa. Sì, eh, lì No, lì non conta, non no, perché tanto in il tuo personaggio bravo, inclusivo trans frega. lo puoi fare. Quindi, è safe, inclusivo, ed è ok, no, ah, ma no, quello che. Ti... Quello che dice Nicola è giustamente quello, cioè, sì. No, l'ho capi so, capito, ho capito il di... discorso, eh, cioè, cioè semplicemente di e no, più e no, sì. sono più i genitori che vanno a comprare le PlayStation che lo noi. Non lo so, no, Se no, i genitori so. esce una mezza notizia su Studio Aperto dove dicono i game porno su PlayStation 5, non la compra più nessuno, è esatto. di, sì. dei, di una certa fascia che ho capito. No, ma infatti il mio discorso si risolve a questo è una mia idea che, eh, che secondo me da questo punto di vista è sbagliato, però Sony può fare qualche cacchio di parto. cioè non sono uno di quelli no, Oh, Sony, ridarci mio. così non me ne frega un però cazzo. Lì siamo cioè. <ride> si d'accordo tutti che sia un'idiozia. E la domanda, ok? Secondo te la PlayStation 5 la comprano più i ragazzini per giocare a Fortnite o chi ci vuole vedere dei, dei giochetti un po' più spinti? Mm, ma Non no, è questo il fatto perché, perché non si trova. Eh. <ride> 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 cioè, il punto sta là no? eh, tu che sei scafato che sai come si trovano le cose su pc li trovi i giochi in, sì. tu, in tutto e per tutto tutti tipo, tutte le tipologie ma il ragazzino che sta piantato davanti alla playstation e gioca ai ah, giochi gratis non la trova la, Play, cioè non gliene frega un cavolo di giocare su pc, su PC. vuole giocare sulla playstation per stare con l'amichetto e là No, Però vi è una, è una Il questione di principio che gioca a Fortnite. Se tu gli fai vedere un bel fotogramma di Senran Kagura fatto come si deve, <ride> ma vuoi che non ci fa un pensiero a quel gioco, a 13 <ride> che non ci fa... anni comincia Beh, che quello ha gli ormoni che si, si aggrappano <ride> al controller, altro che dual DualSense, tri anche... Sense, come <ride> <ride> si Sense. Si passa no, dal è... joypad al joystick è un attimo, <ride> Vabbè, Beh, vabbè, mi rendo pure <ride> conto che questi giochi, cioè tipo Senran Kagura, Galgan, allora, sono giochi maschiocentrici. Ok, mm -hmm. perché sono sempre così. così okay. Anche da questo punto di vista, prima o poi eh, potrebbe arrivare eh, l'ulteriore scandalo. Mh, nel mondo dei videogiochi, noi ci ridiamo. Quelli sono giochi che se li giocano pure le ragazze. Noi è come se avessimo nel DNA questo tipo di, di situazione. Ci siamo abituati, non la prendiamo per qualcosa di negativo, ma molto presto verrà presa come qualcosa di negativo. Non come quando è uscito Ray Play, che era molto. Vabbè, vabbè quello è discutibile per esempio, perché lì si, si parla di stupro. Oh, quello era, era, era una cosa tremenda. <ride> Però credo che. C'è anche di peggio momento... e eh, non voglio <ride> e neanche non saperlo. Dubbia. Ovviamente, tra noi cinque c'è uno che sa che c'è di peggio. Uno solo. <ride> <ride> Però, dico, eh, a me dispiace non se mi tolgono custom made, se mi tolgono any select, se mi tolgono di mm Arcanocio. -hmm. Questi cioè, sono porno sostanzialmente. Però, se è Rancagola, porco giù, è un è gioco con me. Quello leghissimo. sto dicendo io. Ti, ti... No, ma... Esatto, sì. ma infatti, io no, ti sto è dicendo una gioia. Un discorso. scritto Rai Play. No, non è Rai Play. No, No, attenzione. Vediamo, con Fiorello. No, eh, non è... <ride> no, no, esatto. <ride> non ci veda nulla di male in Rai Play. Rai Play. <ride> Scandalo Steam Rai Play. Non lo ripeti, io vorrei fare lo spelling, ma è meglio che non sì, lo no, faccio. Sì, no, meglio di non, no. Di allora, è presente quelle robe rosse, quei que, que, que ortaggi rape. rossi che spolgono? Le rape? E le eh, esatto. il lai delle rape? Io una volta... Pronuncialo. <ride> esatto. No, guarda, io feci una volta... Cioè, ci sp sparai, mi ricordo, all'epoca su M chan sì, vabbè, Perché ovviamente non andrebbe detto, ma oramai si sa che si sta parlando. Parlo proprio... 2004, Forse. 2005, è una cosa stupenda, dato che mia madre è agricoltore e tutto, c'erano cioè praticamente tutte le varie casse che poi andavano vendute o comunque commercializzate. E oh c'era no. quella della la cassa di rape, praticamente c'era scritto grande rape, eh. e, rape, e c'era scritto 10 kg. E ho <ride> feci il me We sell it in crates, cioè, no, e no, suonava no. benissimo, <ride> eh, perfetto abbiamo band, abbiamo band nostro, gen no? da ora in poi band gen si sì, ma questo. sì ragazzi no, alla fine sono cioè discorso non stiamo dicendo niente di male contro nessuno e soprattutto non supportiamo uh, determinate cose siamo sempre nel uh, guarda, come, lei, ci chi... guarda non... come ci chiudono <ride> ma... No vabbè, eh, ok dovevamo parlare in realtà di Nintendo, siamo andati a parlare di, 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 di cose zozze e ci si arriva sempre in qualche momento della vita, eh, ora facciamo, mm -hmm. facciamo un reset, va bene, allora noi dobbiamo raccontare un po' del, del progetto perché glissiamo sempre questa parte perché mm -hmm. stanno succedendo un po' di cose anche sul canale avete visto qualcosa di diverso dal solito insomma ci stiamo un attimino rodando ci cioè, abbiamo messo un paio d'anni anni <ride> Vabbè, cose però intanto... Eh, però intanto vedrete dei nuovi eh, dei nuovi video sul canale che saranno tratti da questa da questa live vedremo se vi piacerà l'andamento eh, però eh, per noi era doveroso questo passo eh, sono contento, qualche... vedi che cioè, comunque nei commenti sto vedendo che sono comunque feedback positivi anche perché sono sinceramente belli. Cioè, oh, a fantastico. parte tutto, oh, salutiamo Michelino, che è stato bravino. Bravo, Miche, bravissimo, <ride> bravissimo, <ride> e... No, bravo, dai. Lo so che era per fare la rima, però diciamo che questo, in questo caso <ride> non ci stava. <ride> <ride> però insomma, piano piano, i, i puntini, i nodini vengono a il disegno, dai. Credamente insieme. Noi, noi ci, non, non ne parliamo mai, parliamo sempre di, di, di videogiochi, però in effetti stiamo, stiamo progettando, c'è cioè della progettualità. Sì, ma no, comunque posso, dico un'ultima <coughs> cosa per chiudere la parentesi di prima. Mi fece ridere una citazione eh, che fece, se non sbaglio, vabbè. Andrea, sappia, sappiamo chi è, cioè Andrea, di chi stiamo parlando, dato che sta nel gruppo insieme a noi che.

che disse eh ma io questa cosa non so se posso mettere ma che devo fare ma che devo fare perché è un po' così con la e lì stato cioè, chiede a Francesco che oramai sono anni che è abituato a surfare sulla linea di quello che si può <ride> si può dire fare chi no e okay. cosa no perfection no eh comunque no. vabbè Oh, siamo riusciti a entrare per la prima volta all'interno degli argomenti che ci siamo preposti all'inizio no, della no, live. Vedete una gran cosa parlare di Nintendo e la censorship ed è esattamente quello di cui abbiamo discusso con enorme completezza. Tra l'altro, appunto, non scherziamo, c'è davvero dietro le quinte <coughs> un percorso carino che stiamo pensando, ragazzi, molto bellino, vedrete. Ci, Adesso... ci siamo arrivati, guardate, abbiamo continuity, mm. uh, mood, argomenti, è una bella cosa. E tra cioè, poco anche Mario sì. Golf eh, esatto, sì, eh! e dal, 9, dal 9 di marzo, forse si gioca tutti e 5 insieme a un gioco. Forse dipende. Sei server ah, perché io ho i miei dubbi. Che, ah, mie... è vero. Sì, giusto. Che voi vi vedrete, cioè, noi tutti, tutti e cinque su un gioco Ubisoft ci vediamo là, entriamo e si gioca. <ride> esatto. Sì. Cioè, succederà davvero. Potrebbe succedere Q un'altra cosa di cui eh? Q simulator. la giochiamo al no. 9. <ride> C'è un'altra cosa bella di cui dovevamo parlottare perché ci siamo quasi. Ovvero Bio Mutant. Voi, raga ma che, cioè, che vi aspettate da Bio Mutant? Niente. Allora, io purtroppo, <ride> no, io, nel senso, è... eh, che... io in tutta sincerità. Il mood che mi trasmette Bio Mutant è Turok Evolution. E non è una buona cosa, nel senso... È... come non no, tu... è, è una buona cosa no. Turok Evolution. Io quando, quando, quando da piccolo se aspettavo Turok Evolution come se fosse il domani, sembrava quel progetto incredibilmente inarrivabile, lontano, enorme, pieno di cose avanzatissime che non era facilmente discernibile esattamente nelle meccaniche, e poi uscito. E Turk Evolution è uno dei più brutti videogiochi che abbia mai vissuto in vita mia. È una delle peggiori delusioni che abbia mai affrontato nel mio hobby da sempre. Ti hai rifatto forse aspettative troppo forti? Sembra alto. il primo Beyond Good and Evil, però che non regge per ora. Poi magari invece eh, cioè, si sa troppo, troppo poco Di concreto di quello che sembra voler diventare se non quella finestra di scene di combattimento, numeri e cose viste. Ma infatti, io non ho capito perché la gente sia. cioè, o mi sono perso qualcosa, ma per me Biomutante è un action qualsiasi che sta per esatto. uscire. Non capisco e esattamente quello che è. E infatti, Poi sarà bello, eh, Lo spero, esatto, anch'io lo spero. Solo che il mood che ti dà è quello del. Uh, nel modo in cui ne parlano, nel modo in cui lo aspettano, quello che dovrebbe essere, succederà un patatrac oppure si aspettano qualcosa che non è. È la cultura uh, dell'hype di cui vi ho parlato prima, esattamente. Anche perché poi, adesso che sta arrivando un po' e si vede qualcosa di un po' più concreto, non è male, solo che dipende come regge come videogioco. Completo è, è uno di quei nomi, che, è una di quelle cose che sembrano vaporware, ma poi si scopre che non lo sono. E quindi bisogna vedere come esce. Ma neanche quello a me sembra uno di quei mm. giochi um, in mezzo a mid gen, no? Sì, 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 tipo sì, Binary capito. domain, quei giochi che, <ride> <poi> fra qualche, <ride> è vero. che fra qualche anno dicono, oh però non è male sto Binary domain, no? 5 anni dopo. Sì, sì. E questo sarà sono così, sono... E così, giochi così, quei titoli Beh, che arrivano... Un bel action, no? Un bel action divertente, 8-10 ore di campagna? Fine. Fine. Cioè, io io l'ho visto così, io non lo sto aspettando, ma se esce ed è bello, ottimo. Ma sì, ti giuro sì, che sì. io non ho, non ho così tanto a tutte aspettative, nel senso non perché non le abbia, ma perché non mi sembra no, che sia... Sì, è vero, sono Sai, con Non con. è come Beyond Good e Evil 2 che hanno detto, c'è l'open world di ogni pianeta, Tutta sta No, io sono ancora fomentatissimo, però è diventato nebbia. Meglio così forse, però vediamo. Sì. Beyond Oddio. Good e Evil 2, io <ride> cioè, sapete che, è? che quando è uscito per la prima volta Biomutant, quando l'abbiamo visto per la prima volta... Mamma mia, era tanto tempo fa. Okay, All'epoca io pensai, cazzarola, cioè, e cominciai Ma... a, a, a... Cioè, io così, io speriamo che il gameplay non è una merda, speriamo che il gameplay non è una merda. Adesso io non mi aspetto una rivoluzione da quel gioco, però se graficamente mi piace molto, devo dire la verità, il mondo di gioco sembra essere molto molto carino. Nel frattempo sono usciti tanti altri giochi che sto aspettando mm -hmm. molto, quindi diciamo così un po' mi è passato in secondo piano, però vi dico la verità, io sono stracontento che esce perché a un certo punto ho cominciato a pensare non uscirà mai. E invece sì. a quanto pare esce, questa cosa mi rende abbastanza sì. felice, devo dire. euforico. Molto euforico. <ride> esatto. Capirò <ride> che è un buon gioco veramente se fanno uscire la demo prima de 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 della... Ah, perché Quando chi ha il coraggio di far uscire una demo vuol dire che il gioco è valido? Non so se avete visto, ma è ritornata in auge il, la, la moda delle demo. Adesso no, tutti magari. i giochi hanno la demo su Steam. Tutti, sì, quasi tutti. tutti quelli nuovi. Sì, è eh? per, me è una cosa, sì. per me è una cosa positiva comunque. È ottimo, Assolutamente, Assolutamente certo. certo. Sì, sì. Beh, Io... beh, che se ci pensi comunque, le, le demo sono. Ci sono un po' sempre state, se ci pensate, ma sono state camuffate. Ehm. Um... Nel senso il fatto della beta chiusa, accesso anticipato e quant'altro, non di tutto, ovviamente, è ma di quant'altro cose grosse, era più eh, meno, quella, più è diciamo quasi appunto, un voler proporre tutti, una demo no, adesso, e beta testing. Sono, demo, sono proprio demo da PC Game sì, Magazine, sì. ok? Sì, cioè, esatto. Arriva a un certo punto e ti dice, ah, sei arrivato, vai a comprare il gioco, link a, a, al gioco, proprio, proprio così. Tutti Tutte le nuove uscite perché abbiamo provato un po' di giochi nuovi e devo dire la verità: ci ha, ci ha aiutato un sacco a evitare alcune botte brutte, brutte <ride> è vero? Ma perché la certo. demo c'ha cioè, di buono a parte, cioè, non, non, secondo me, non sono uscite tante demo negli ultimi anni perché si è entrati nel trappolone delle alfa delle beta, no? E che comunque sia a chi ci aveva hype davano modo di giocare il gioco in fase embrionale, però. La demo è una cosa piccola che tu puoi controllare, come Resident Evil 8, no, Maiden, che ti fanno provare eh. quel, quello spezzone lì. Quanto mi sono divertito. Cioè, è un, è un giochino, ti danno un gioco di mezz'ora E ci sta tutto in old gen. Abbiamo scoperto Graven, che non so se avete mai sentito, ma secondo me, Karim, è tutto lo schiumi 100... Forse ce l'ho tra i preferiti, sai? <ride> tutto lo schiumi 100... è praticamente di 3D Realms. Yes, eh, yes. Tra gli ah, altri, ok, ho okay, capito. Eh, sì. È molto old gen. È veramente un, uh, un blood, un blood 2, per intenderci, eh, ed è un dito in culo difficilissimo. <ride> è difficile, è beh, sì. difficile, però, ehm, sempre per le demo, appunto, eh, stanno facendo due cose. Oltre alle demo, molti giochi indipendenti stanno facendo il prologo. Danno un prologo gratuito del gioco dove tu provi le meccaniche di gioco ed è un pezzettino di trama prima, un prologo appunto, del gioco che poi uscirà fra due o tre mesi. Che è ottimo. E questa cosa qua delle demo e dei prologhi eh, gratuiti è che toglie un po' di quella monnezza che era il comprare un gioco, farlo in live e poi chiedere rimborso. Se tu vuoi far vedere un gioco in live, adesso puoi farlo. Cioè, molta gente lo faceva, comprava il gioco e poi chiedeva il rimborso dopo un'oretta. Mentre adesso, poi, se vuoi far vedere alla tua chat, alla tua community qualcosa, ti scarichi la demo e lo giochi. Capito? Mm -hmm. Che è un'ottima cosa, così almeno eviti sta meccanica del rimborso che, poveracci, magari un sacco di gente vede le vendite alzarsi alla dismisura no, e, poi, eh, e poi. Fa tipo l'onda. Esatto, fa su e poi giù <ride> il giorno dopo dici, ma come? Che esatto, esatto. Quindi le demo hanno aiutato un po' anche questa cosa qui. Però è brutto, io non l'ho mai fatto, anzi più il gioco è brutto, più me lo tengo caro. Perché sì, eh, sì. Eh, sì, perché io sono un collezionista. Se vi faccio vedere i film che ho di là, cioè io, io ho tipo uno spessore di Blu-ray così, di film d'autore, di... il resto è pura monnezza. A volte mi vergogno di questo, però ho tonnellate di monnezza. Prima o poi li metto insieme faccio un video per far vedere tutte le cose di monnezza, ma rarissimi, capito? Che se può... Cioè, magari è come la... Hartman, solo che è la versione speciale. Sì, sì, sì cioè, capito? È, è come averci la pizza originale di un film di Godard. Io invece ho il bosco 1 autografato, però è la <ride> stessa cosa, figo. Comunque tanta roba ragazzi tanta roba brutta purtroppo mi piace che, che si crei sempre questo alone che finiamo un argomento poi ci spegniamo per un secondo proprio. sì no perché ecco <ride> cioè, qualcuno... No, a parte gli qualcuno... Qualcuno... qualcuno in chat ha detto alla parola prologo mi è salito il ground zero attenzione noi parliamo di prologhi gratuiti ground zero non è 40 leggeri è ricercissimamente a pagamento. Bello, eh, molto rigiocabile. Sì. L'ho apprezzato tanto, Gran Ziros. Però, in effetti, pensando quanto è, poi, è grosso, il gioco di ehm, sì. Metal Gear Solid 5, Gran eh. Zero si è una caccola e l'hai pagato praticamente i due terzi. 20 euro in meno, sì, esatto, esatto, cioè, esatto. Lì, lì comincia a salirti il crimine, non ah, good ol Konami, esatto. <ride> Che operazione strana. Ah, che azienda strana! Che azienda <ride> Te lo sto anticipando io. <ride> sì, molto, molto particolare. Little Devil Inside, io ho tantissimo hype. per Little Devil Inside, anch io, anch io Sembra aspettiamo. figo. Sembra, sembra figo davvero. Speriamo. Poi alla fine, magari Biomutant è un capolavoro. Little Devil Inside è una. Non lo sappiamo. Esatto, non Perché possiamo sapere. Uno dei due deve cedere, non possono essere entrambi sì. belli <ride> <purtroppo>. <ride> Non è vero, non è vero, possono essere belli tutti Deve bilanciarsi l'universo, non, non, non può funzionare così. La chimica ma magari non magari sono due che marce entrambe e noi comunque siamo felici. <ride> eh, ma deve arrivarne poi uno incredibile, no? De se loro due sono due sì. immondizia, qualcosa deve essere incredibile. Mario Golf sarà a sto detto punto. La... <ride> Mario Golf, vabbè, lì È diventato tutto. meme delle... della puntata di oggi praticamente, Mario Golf. <ride> No, beh, io penso che Little Devil Inside, uh, se è una ciofeca, lì veramente rischio la lacrima. Lì rischio la lacrimuccia Mi dispiace proprio. Oh, ragazzi, eh, io comunque sto vedendo sempre nei commenti. Appunto, pareri sul Blitzcon Io personalmente non l'ho seguito, quindi non, uh, non saprei. Ehi, non so voi. Pensi. Io l'ho recuperato il Blitz. Io con. ho sentito io. Diablo 4, ho chiuso tutto e sono uscito. Perché? Perché? Oh, non ti piace Diablo? No, non mi ci devo avvicinare. Ah, ah. chiudi chiusone? Sì, e, e e devo... lo spero. No, no, no ma devo aiutare, devo aiutare come la, no, la no. Ormai sei forte, ormai non ti fai più infognare. Pensate, l'altro giorno l'ho fatto giocare a, War... a werewolf di Apocalypse. Ha giocato un'oretta e poi ha smesso. Mm -hmm. non, Va non beh, ma scusa <ride> Diablo 4. <ride> <Una> che <schifezza ride> terribile! <ride> Vabbè. Il fatto è questo bello, bellissimo però Blizzard ultimamente cioè, ha avuto un periodo buio bisogna vedere come nasce nel senso che esiste Warcraft 3 Reforged quindi mm. Cosa potrebbe mm. succedere dopo quello? Eh, va bene che facciamo ma... finta che non esista, quelle sono le classiche operazioni di nostalgia. eh, eh Ho capito anche Diablo 2 Resurrection. Io spero che non sì, sia. Ma mettono Diablo 2 più e... Diablo... Diablo 3 più 2 su alcune dinamiche che hanno zompettato Secondo me. Esatto. Poi Diablo 4 ha il potenziale di essere appunto la nuova vita, una sorta di reincarnazione in cui non fai nient'altro. Di redenzione, esatto. No, il fatto, è <ride> questo. Se io penso che nel 2018 bastava dicessero un 4 di fuoco e stiamo pensando a qualcosa su Diablo 2 e poi nel frattempo vi giocate quello mobile non sarebbe successo niente. Io penso a quegli uffici, gente che ha 6 o 7 zeri uh, a fine anno o a fine mese, e, e ha preso quelle decisioni e penso che. No, ma guarda, che secondo me, Michele Diablo 2 Remastered. E grazie a quella batosta che hanno preso. Perché negli uffici <ride> sì, erano con le sì. mani nei capelli e hanno detto: Miche, questi ci distruggono. Come mettiamo a posto? Ragazzi, qua bisogna prendete quello che amava la gente. Rifatelo: fate Diablo 2 Remastered. Plus. <ride> allora, cosa eh, possiamo cambiare? Mi è Niente. arrivato. È arrivato il momento. uguale ma più in alta risoluzione. La... Esatto. Fallo uguale l'angelo giallo. Quello è stato molto... il momento in cui si sono messi in due con la chiave doppia. Insieme, a Truman apre da... il sorgente di 2, <ride> e dice rendetelo più moderno. Vum, se ne sono andati esatto. così. Uguale ma più bello. uguale identico ma più bello. Bel... Cioè, più bello e moderno. Ecco. ecco Però lo stesso, no? quelle cose sì. difficili da no? Master Uguale ma più bello. fate mm. le faccette, più faccette. Ma è la più faccetta. Come le censure fatte con le faccine che ridono, ridono con le lacrime. Ma vabbè, che odio. Io ci spero, Io, cioè, se Diablo e Remastered Mastered lo fanno come si deve, potrebbe Ma... essere come World of Warcraft Classic. Sì. sì. Potrebbe veramente far tornare e arrivare nuovo pubblico per un Ma gioco che è veramente perché, incredibile. Appunto, eh, il gioco è incredibile e tu sì. puoi utilizzare le piattaforme moderne come le Season o qualcosa che lo interfaccia con il gaming odierno e avere un gioiello veramente luminosissimo, perché anzi, anzi. molto longevo tra l'altro. Quindi anzi, eh, potrebbero anche inserirvi un concetto di espansione che supera Diablo 2. Cioè... Poi, poi c'è la questione server, che è un po' come Dark Souls remastered. No? Che sì. hai, hai riportato quasi lo stesso identico gioco, ma con ma... i server moderni. Così almeno esatto. la gente gioca anche in... insieme. No, a proposito di server moderne, <ride> Posso fare una piccola parentesi che mi ha fatto godere come un pazzo. Il fatto che okay. eh, abbiano fatto qualche mese fa eh, la Definitive Edition di Age of Empires 2. Che ho detto, va, uh -huh. ah, però probabilmente sarà come la classica cosa purista. Già, già da purista, diciamo, giocare a The Jemers 2. Poi fare una versione così. o oh, oltre i vari adattamenti, eh, magari di risoluzioni, le animazioni e tutto. L'online non è più peer-to-peer. Cioè, raga, ah, eh. è, 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 raga, è una cosa fantastica. Cioè, sino, sino la Remastered era ancora peer to peer. Adesso ci sono i server. Cioè, ragà, è una bomba. Cioè, sembra di giocare offline, però nell'online. Ed è stupendo perché già era leggero per l'epoca. Perché ci, ci giocavo col 56k. E quindi era, doveva essere già buono per quello. Ma giocare con i server a dei Joven Pers 2, porca miseria, è eh, uno spettacolo. Eh, uguale. uguale per Diablo, spero. Mm. Lo spero tanto. No, peer to... non so cosa significa Peer-to-Peer, peer. praticamente la connessione viene fatta praticamente dal giocatore, dall'host. Da per a pera Da per a pera <ride> In sostanza... Eh, che poi tra l'altro... La cosa è tristissima. Che pure Splatoon 2 è peer -peer, Vabbè comunque. Quello è un altro discorso. Comunque. Eh, C'è cioè, il giocatore che ah, osta. Che è il server. E tutti si connettono tramite lui. Vuol vale, vale dire che ogni verifica e cosa. Passa e va da lui. Passa e va da lui. Passa e va da lui. Se casomai dovesse cadere, laggare e tutto quanto... Tutti cadono, tutti laggano. È essenzialmente è questo. Diciamo Come Modern, che Warfare Modern Warfare 2, Warfare 2, 2 era così, la gestiva un povero stronzo la connessione che ogni volta che la mamma rispondeva al telefono 20 <ride> giocatori sbloccavano perché doveva cambiare l'host <ride> ogni volta. Esatto. E siamo arrivati alla conclusione, conclusione io sono sempre lo stronzo della situazione, va bene che nessuno ha il coraggio di chiudere la live. Ah, va, io sono no, l'alba no, e tu il tramonto, Nicole. l'orario. No. Siamo <ride> arrivati al tramonto dopo, dopo, dopo questo geniale avvio. E noi niente, ci vediamo la prossima volta. Nel esatto. mezzo vedrete qualche video esatto. in più. E fra due settimane potreste avere novità. O forse non speriamo Speriamo. Chi lo so come la presenza o assenza di problemi tecnici all'inizio, esattamente, che questa volta comunque. non ce ne sono stati. sono proprio <ride> noi. Comunque, vi vogliamo bene. Mi raccomando, <ride> la cucina è semplice. <ride> comunque, rimanete, rimanete anche um, a dare un'occhiata ogni tanto sul canale perché, appunto, stanno uscendo in questi yeah. giorni e continueranno a uscire uh, nuovi Chichetta. contenuti basati Mini sulle live contenuti. e editati a dovere. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Ci becchiamo martedì non della prossima settimana, ma dell'altra ancora. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.